than just a couple times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right? Allora, cominciamo con qualche piccola indicazione storica. Se dobbiamo risalire all'origine di Acerenza come insediamento vero e proprio, Acerenza siamo all'incirca sui 10.000 anni, per così dire, per dare una data orientativa. Cioè siamo in quell'epoca in cui quella specie umana che poi il mondo avrebbe conosciuto come uomo di Neanderthal decide di creare un primo insediamento. Un contributo particolare, per così dire, ad Acerenza ci viene data dalla popolazione degli Osci. Gli Osci infatti furono i primi a chiamare Acherè il luogo dove adesso sorge il centro storico di Acerenza, cioè il luogo più alto del paese. Un contributo particolare ad Acerenza, per così dire, viene dato dai Romani, ovviamente. I Romani infatti trasformano Acerenza da semplice insediamento, lo trasformano in una guarnigione militare ben organizzata, per un motivo principalmente. Acerenza è collocata infatti in una posizione specifica che permetteva ai Romani di controllare le tre arterie principali che collegavano il sud dell'Italia con Roma, cioè la Via Appia Traiana e la Via Erculea. Queste lastre che si trovano alla base del campanile sono palesemente lastre di epoca romana e molto probabilmente sono lastre che appartenevano a delle famiglie patrizie che vivevano qui ad Acerenza. Sulla facciata della cattedrale si aprono due porte. Quella principale è sormontata da un rosone rifatto nel 1928 a posto di quello del 1601. Due colonne, sorrette da gruppi scultorei raffiguranti animali avvinchiati intorno a figure umane, completano il portale a tutto sesto. L'interno, lungo 69 metri, è a croce latina a tre navate, suddivise da 10 pilastri. Nella navata di sinistra si trovano le reliquie di San Mariano e San Canio, protettore di Acerenza, con un foro nella lapide da cui è possibile vedere il suo bastone, che, a quanto pare, si muove. Scendiamo poi nella bellissima cripta, o Cappella Ferrillo, rifatta sul modello della più famosa cappella del soccorso del Duomo di Napoli. È completamente affrescata e sorretta da quattro colonne centrali, con alti pulvini scolpiti. Di fronte all'ingresso è situato un piccolo altare sormontato da una nicchia che contiene il sepolcro della famiglia Ferrillo. Sulla strada di ritorno ai camper ci imbattiamo nella bellissima chiesetta di San Vincenzo del XVII secolo.